Parla Spagnolo, la settima tappa del Giro d'Italia, che si è conclusa con l'arrivo all'Aquila. A vincere è stato Pello Bilbao della Astana, che si è imposto su un gruppetto davanti a Galopenne e Formolo. A caratterizzare la fuga sono stati 12 corridori, tra loro Antonio Pedrero Lopez, che si è aggiudicato l'unico Gran Premio della montagna situato alle svolte di Popoli, che ha fatto registrare la presenza di tanti curiosi appassionati per quel che è stata una grande festa per ammirare la carovana rosa. La maggioranza delle persone ha atteso con notevole anticipo il passaggio dei corridori, che è avvenuto poco prima delle 15.30. A transitare a Popoli, il gruppo dei fuggitivi che all'attacco della salita delle svolte portava un vantaggio di 1 minuto e 13 secondi con lo spagnolo Pedrero, che è riuscito a tagliare il traguardo del GPM per primo rispetto a Ziet ed Hamilton. Imponente l'organizzazione del giro, con tante auto al seguito e numerosi addetti, tra loro il sulmonese Massimo Colonna, che da oltre 20 anni fa parte della carovana pubblicitaria. Dopo Popoli c'è stata la corsa verso l'Aquila, con il transito lungo la Piana di Navelli e l'altopiano abruzzese. Una volta giunti nel capoluogo di regione, sono stati 9 i chilometri di percorso cittadino tra strade dritte in leggera pendenza, fino a raggiungere le zone colpite dal terremoto dell'aprile 2009. La tappa ha voluto ricordare, 10 anni dopo, il terribile sisma. La partenza è avvenuta questa mattina da Vasto, per poi affrontare i 185 chilometri di percorso che alla fine hanno fatto registrare il successo di Pello Bilbao con la maglia rosa che resta Valerio Conti, pur se è stato messo a dura prova da una serie di attacchi. È stata una tappa straordinaria sotto tutti i punti di vista, contraddistinta da un tripudio di rose e di entusiasmo e anche da scene simpatiche non sfuggite neanche alle telecamere Rai, con l'assaggio di arrosticini al volo. Questo è il Giro, questo è l'Abruzzo.